Grazie a Salvatore Filanino, presidente del Circolo della Sanità e non salute, ma siamo sempre lì perché noi dobbiamo prendere in considerazione questo termine salute, cioè la salute di tutti, tutti con consapevolezza e con responsabilità dovremmo essere sentinelle di noi stessi, della nostra salute e della salute degli altri. Perlomeno è questo il bene comune, quindi sostenibilità, perché l'ambiente, l'ecologia è tutto intersecato, quindi a maggior ragione è importante, come diceva Salvatore Filanino, che questa sera siano presenti anche le associazioni e gli operatori sanitari affinché ci sia una rete effettiva, anche perché l'evoluzione della sanità corre come un treno in corsa e in questo treno in corsa noi non dobbiamo essere certamente maciullati proprio all'insegna di quella umanizzazione che pone al centro la dignità della persona e la persona stessa. Allora, grazie ai nostri relatori. I relatori di questa sera sono il dottor Giuseppe Nicolo Cugno, direttore sanitario dell'azienda sanitaria di Potenza, il dottor Vito Piazzolla dell'Ares Puglia, agenzia regionale della sanità. Poi abbiamo padre Saverio Paolillo, missionario comboniano, che lui tratterà questo tema da un punto di vista religioso, anche se poi l'etica e la morale e il rigore dovrebbe esistere ovunque, quindi il buon senso e la coscienza dovrebbe essere insita in ognuno di noi. Poi abbiamo il saluto delle autorità, adesso subito, sì, non ho dimenticato, perché Salvatore Filanino è già il presidente, ci sono anche loro, certo che ci sono anche loro. In rappresentanza del sindaco abbiamo l'assessore, il neo assessore alla trasparenza e alla legalità, Ugo Villani. Giovanni Gorgoni non è presente, ma lo sostituisce Mauro Sarcina, direttore del distretto, e tra un po' ci raggiungerà anche l'assessore regionale Elena Gentile. Allora, assessore Ugo Villani, presente questa sera, umanizzazione, quindi ad ampio raggio, ad ampio spettro. Direi che la tematica odierna si collega sotto almeno due diversi profili a quello che è il programma che il sindaco e la sua giunta hanno proposto di realizzarsi. Due tematiche che si intrecciano profondamente, come tutte quelle che stasera saranno oggetto della nostra attenzione: da un lato quella dei diritti fondamentali, e qui per così dire l'assessore pro tempore, siamo tutti pro tempore, non alla legalità, è presente in questa veste, ma c'è un'altra tematica fondamentale, quella delle politiche sociali, la presenza della vice sindaco assessore Anna Rizzi Francabandiera è proprio espressione di questa profonda sensibilità per il sociale che è un elemento qualificante di questa amministrazione. Ecco, da parte mia, se mi è consentito, vorrei aggiungere qualche parola ai saluti. In fondo, ecco, sono pro tempore, per così dire, assessore. Nel pomeriggio è la seconda volta che parlo come assessore, però parlo sempre poi come professore universitario, di che si è occupato spessissimo dei diritti fondamentali. E quindi, se ho un po' di tempo, ma poi la nostra moderatrice mi modererà da par sua, ecco, vorrei, nell'ottica appunto dei diritti umani fondamentali, partire dalla osservazione che faceva prima il dottore Filanino, cioè dalla presenza qualificante della nostra Costituzione di un articolo 32 appunto sulla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo, ma lo stesso articolo 32 dice come anche interesse della collettività. È un diritto fondamentale, ma non è solo l'individuo, è la collettività stessa, è la società che, per così dire, ha a cuore e in un certo senso si giova poi di un'adeguata tutela della salute. A livello internazionale, forse il diritto alla salute si presenta in maniera con un maggiore ritardo rispetto alla nostra Costituzione. Non è presente, per esempio, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale risponde più a un'impostazione tradizionale dei diritti civili e politici, ma nella quale l'organo giudiziario di tutela dei diritti fondamentali, cioè la Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio valorizzando quelle connessioni inscindibili fra tutti i diritti umani fondamentali, prima si parlava anche dell'ambiente, del diritto all'ambiente, è vero, già in una celebre sentenza del 98, su una vicenda che sembra ricordare o quasi preludere alla vicenda drammatica dell'Ilva di Taranto, cioè con riguardo a un'altra fabbrica dei veleni, l'Enichem di Manfredonia, pur non essendoci nella Convenzione europea né un diritto all'ambiente né un diritto alla salute, riusciva la Corte europea a pronunciarsi, a
condannare in sostanza l'Italia per la vicenda appunto di questa fabbrica di legni che è Manfredonia, è vero, giocando, valorizzando al massimo il diritto alla tutela del domicilio e della identità familiare. Era una via forse indiretta, ma che mostrava, ecco, la sensibilità di questa Corte europea per questa nuova tematica. È invece presente il diritto alla salute nel patto promosso dall'ONU del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali. Qui abbiamo una norma densa di significato sul diritto alla salute e successivamente a livello europeo il diritto alla salute emerge anche in quella carta di Nizza dei diritti fondamentali proclamata nel 2000, ma che recentemente è entrata a far parte come norme vincolanti del contesto dell'Unione Europea. Ora, soffermando sugli aspetti fondamentali, quindi non abusando del microfono, ecco, se, come credo tutti comprendiamo, la proclamazione di questo diritto alla salute a livello costituzionale e a livello internazionale è un fatto di estrema importanza, però bisogna anche rimarcare la caratteristica precipua di questo come di altri diritti fondamentali. È uno dei diritti, si suole dire, di seconda generazione, cioè che corrisponde a una evoluzione promossa dalle concezioni socialiste, dal solidarismo cattolico, che arricchisce quello che è la dimensione originale dei diritti umani, i diritti civili e politici, quelli che nascono nelle rivoluzioni francesi, nella dichiarazione americana. Ecco, questi diritti sono i diritti economici, sociali e culturali, sono diritti che si caratterizzano, direi, per necessitare di una azione concreta, di misure concrete per il loro effettivo soddisfacimento. Insomma, riconoscere il diritto di opinione basta una legge. Riconoscere il diritto alla salute non basta una legge. Certo, ci sono dei profili che possono garantirsi già con un riconoscimento, con un divieto, insomma, il divieto di clonazione umana, il diritto al consenso libero e informato. Ma la realizzazione di un diritto alla salute richiede necessariamente un'azione positiva degli Stati, anche degli enti locali, misure tecniche, amministrative, finanziarie, scientifiche, altrimenti, ecco, questo diritto, che pure è proclamato come un diritto a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale, mi riferisco a questo patto delle Nazioni Unite del 66, per quanto fondamentale, per quanto un diritto, è vero, universale, inalienabile, indisponibile, potremmo aggiungere altri bei aggettivi, si rivela nella sostanza, senza queste misure, un diritto, direi, estremamente fragile e vulnerabile, quasi, direi, senza appunto concrete e coerenti misure di realizzazione, quasi una vuota espressione retorica. E di questa caratteristica, quindi dell'esigenza che impegna tutti, che impegna a livello internazionale, quello nazionale e quello regionale, un impegno, cioè una effettiva, concreta realizzazione del diritto, appunto c'è espressione in orientamenti che vengono dal livello internazionale. Sono misure che si richiedono, che devono garantire, per esempio, lo ricordava il dottore Filagnino, l'accessibilità dei servizi e dei beni, diciamo, diretti alla salute umana, accessibilità materiale, accessibilità economica, che devono garantire anche una quantità sufficiente di strutture, di programmi, di risorse, che devono garantire anche servizi e misure compatibili con le differenti culture e con l'etica medica, quell'etica medica che credo ha la sua espressione, direi, forse più essenziale nel giuramento di Ippocrate, che appunto ispira il medico, al quale il medico deve uniformarsi nella sua deontologia, oltre che, è vero, dei beni di qualità affidabile sul piano scientifico. Ma oltre a queste misure di vario genere, è sempre presente anche qui un aspetto che è già emerso dalle introduzioni
a questo odierno incontro, cioè il collegamento che c'è, un collegamento inscindibile fra il diritto alla salute e un'altra serie pluralità di diritti umani fondamentali. Si ricordava prima già il diritto all'ambiente, ma penso, è vero, a diritti come il diritto alla vita, il diritto al lavoro, il diritto all'alimentazione, all'abitazione, alla partecipazione e fruizione dei benefici del progresso scientifico. Pensate alla fruizione del progresso nei nuovi farmaci. Ma c'è, a mio parere, una inscindibile connessione, tale cioè da essere determinante, quasi una condizione determinante per la realizzazione o meno del diritto alla salute, con un altro diritto che non è dell'individuo, non è solo dell'individuo, è il diritto allo sviluppo. Un diritto che è dell'individuo ma dei popoli, della collettività, un diritto che anch'esso è proclamato varie volte, a cominciare da una celebre risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU dell'86, come un diritto del singolo e della collettività al progresso non solo economico ma scientifico, culturale, sociale e politico. Quello che emerge dall'Ilva di Taranto, che è il contrasto con l'ambiente, ma è il contrasto, la contraddizione, quasi la lotta fra poveri, fra il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Una contraddizione, un contrasto che appare drammaticamente innescato da quello che mi sembra sempre più forte sia la nuova ideologia. Si parla della nostra epoca come dell'epoca nella quale le ideologie non esistono più. Non ci credo, alcune ideologie non esistono più e a quelle se ne sono sostituite altre. L'ideologia che domina è semplicemente l'ideologia di una finanza e di un'economia priva di valori etici. C'è un intervento di Papa Francesco nell'udienza generale del 5 giugno, nella quale egli appunto stigmatizza questa nuova cultura, una cultura appunto del profitto e che anche, e cito le sue parole, una cultura dello scarto, nella che tende a diventare mentalità comune, contagia tutti, per la cultura dello scarto, per la quale la vita umana, la persona, non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se povera o disabile, se non serve ancora come il nascituro, se non serve più come l'anziano. E in questa sua udienza, ecco, Papa Francesco invita a contrapporre alla cultura dello scarto, che è il rovescio della cultura del profitto, l'impegno di contrastare questa cultura per promuovere una cultura della solidarietà e dell'incontro. Ho ricordato le parole di Papa Francesco perché mi colpiscono molto, perché credo che parlino a tutti, non è questione di essere credente o non credente. Ma in fondo il percorso che ci viene indicato è lo stesso percorso laico per il quale, è vero, la medicina, l'assistenza alla salute deve basarsi sulla solidarietà, deve avere in sostanza come sua preoccupazione centrale la persona umana, la dignità della persona umana, l'umanizzazione. E il titolo di questo convegno, è vero, riguarda anzitutto la medicina, la sollecitudine per la persona, ma forse l'umanizzazione ci richiama tutti, nell'ambito delle nostre competenze, delle nostre possibilità, ad una inversione di rotta nella stessa vita sociale, che nella quale appunto la solidarietà dovrebbe ispirare le intere politiche comunali, regionali, nazionali, internazionali, rivolte insomma al bene comune. Grazie.